chi è Novamont? Cosa fa? Allora, Novamont è leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche, quindi noi siamo produttori della nostra bioplastica che si chiama Materbi. Parliamo con il raccontarvi il contesto nel quale Novamont opera, nel senso che Novamont è un'azienda che opera in quello che noi definiamo un contesto di bioeconomia circolare, che è l'unione di due parole che cosa stanno a significare. L'economia circolare è quell'economia in cui il valore dei prodotti viene mantenuto il più a lungo possibile. Quindi questo cosa vuol dire? Che tutto ciò che è spreco cerca di essere ridotto al minimo. E quando il prodotto raggiunge quindi diciamo, il fine della sua vita, diciamo così, quando l'abbiamo utilizzato, può essere nuovamente utilizzato per creare altro valore. Quindi, perché bioeconomia? Perché la bioeconomia è quell'economia che usa le materie prime di origine, comunque da origine rinnovabile, possono essere comunque scarti, rifiuti, e sono quindi utilizzati come punto di partenza per la produzione delle nostre bioplastiche. Quindi noi abbiamo questa unione bioeconomia circolare perché appunto utilizziamo materie prime di origine rinnovabili e facciamo sì che il nostro prodotto, una volta utilizzato, possa avere una nuova vita e quindi da rifiuto diventa risorsa. Diciamo che questa è ormai una tendenza mondiale. L'Italia in Europa fa la sua parte, nel senso che, questo tengo a specificarlo, quello della bioeconomia è come dire, un fiore all'occhiello dell'economia italiana e lo dimostrano anche i dati. Tenete conto che la bioeconomia in Italia ha fatturato nel 2018 di 345 miliardi di euro, che è il 10% del valore dell'economia italiana, e dopo Francia e Germania, quindi è, questo siamo appunto al terzo posto in quanto appunto a fatturato generale che riguarda il comparto della bioeconomia. Le persone che vi lavorano sono circa 2 milioni, quindi parliamo comunque di numeri importanti, e l'8,7% delle start-up italiane opera proprio nel settore della bioeconomia. Per il futuro c'è come dire, nei prossimi 10 anni come dire, si stima che ci sarà un più 15% del turnover, quindi del fatturato in questo settore, e un aumento conseguente anche dei posti di lavoro, con anche emissioni dimezzate rispetto al 1990. Quindi noi dal 1990 al 2030 dovremmo comunque dimezzare questo dato, quindi in 40 anni di tempo, diciamo, un dato davvero comunque significativo. Per quanto riguarda una parte poi della bioeconomia, che è quella nella quale Novamont opera, anche qui i dati non sono, come devo dire, affatto male, nel senso che noi appunto come Novamont operiamo all'interno del comparto dei polimeri compostabili. Anche qui c'è un fatturato degno di nota perché parliamo di 745 milioni di euro con aumenti importanti rispetto agli anni passati, con un numero di addetti dedicati che supera le 2600 unità e con un'evoluzione, come si può vedere appunto nel grafico, della produzione nazionale di manufatti compostabili che ogni anno cresce sempre di più. Bene, entriamo un po' nel vivo. Abbiamo fatto appunto questo cappello introduttivo del comparto, del settore nel quale Novamont opera. Ma chi è Novamont? Cosa fa? Allora, Novamont è leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche. Quindi noi siamo produttori della nostra bioplastica che si chiama Materbi. Negli ultimi anni però abbiamo anche lavorato tanto per sviluppare nuovi bioprodotti e biochemical, quindi intermedi chimici, che ci servono anche per produrre i Materbi, e vi farò vedere quali sono, che noi otteniamo grazie all'integrazione di tre mondi apparentemente molto diversi, ovvero chimica, agricoltura e ambiente. Ora, mettere insieme questi tre mondi sembra quasi, come dire, un ossimoro, cioè mettere quasi appunto mondi che sembrano comunque sulla carta non parlarsi. E perché appunto siamo riusciti a vincere, diciamo, questa sfida? Perché noi abbiamo messo insieme, come vedete, tre pilastri apparentemente, ripeto, diversi tra loro. Quali sono? La reindustrializzazione di siti dismessi,
la filiera agricola integrata e i prodotti come soluzioni. Allora, noi appunto produciamo un biopolimero dal nome Mater B. Ok, dove lo produciamo? Lo produciamo all'interno di siti industriali, siti che fino a qualche anno fa non erano più, come dire, operativi, erano dismessi e oltre, come dire, ad una dismissione, quindi ad un abbandonare il sito produttivo come struttura proprio fisica, come edifici, c'era stato anche un impoverimento del territorio dovuto anche a, quindi, cassa integrazione, mobilità delle persone comunque che vi lavoravano. Abbiamo quindi, in parte, dove era necessario, ristrutturato proprio l'edificio, abbiamo assunto nuovamente persone che avevano un know-how, cosa vuol dire delle competenze molto elevate in campi che potevano essere utili per lo sviluppo delle nostre bioplastiche e dei nostri intermedi chimici, e quindi abbiamo riconvertito, quindi reindustrializzato questi siti produttivi. Cosa abbiamo fatto nel frattempo? Cioè, al contempo, abbiamo anche cercato di individuare quelle aree geografiche in Italia che, meglio di altre, ci permettevano di unire, ove possibile, non sempre, una vicinanza, come devo dire, al sito produttivo, anche delle materie prime che a noi servono per fare le nostre bioplastiche. E quindi abbiamo sviluppato anche delle filiere agricole integrate che, quando possibile, abbiamo anche, come devo dire, sviluppato vicino, ecco, ai siti che abbiamo riconvertito. E infine, all'interno quindi di questi siti con specifiche materie prime da fonte rinnovabile, abbiamo quindi potuto, come dire, mettere, come devo dire, a frutto il nostro sforzo e produrre i nostri prodotti. Il nostro prodotto di punta qual è? È il Mater B sotto forma però di biopolimero, cioè voi non dovete pensare che Novamont produca il prodotto finito. Noi non produciamo il sacchetto di bioplastica, non produciamo la posata, non produciamo il bicchiere in Mater B. Noi produciamo il polimero che si presenta sotto forma di granulo e lo facciamo appunto all'interno di questi siti produttivi. E lo facciamo come? Lo facciamo rispettando, diciamo, un elemento circolare, nel senso che partiamo da materie prime di origine rinnovabile, grazie alle quali noi, prima di andare a sviluppare il vero e proprio polimero, andiamo a produrre biochemical, quindi intermedi chimici da fonti rinnovabili. Ci servono poi per creare ulteriori ingredienti. Un esempio è l'origo B, che è un poliestere che noi produciamo per fare il nostro biopolimero. E quindi al quarto step, diciamo così, se vogliamo rispettare, insomma, l'ordine di questo ciclo, noi riusciamo ad ottenere effettivamente il Mater B. Quindi materie prime di origine rinnovabile che ci permettono di creare i nostri intermedi chimici che a loro volta servono per, da fonte rinnovabile, che a loro volta servono per produrre il Mater B. Ora, in teoria il lavoro di Novamont finirebbe qui, nel senso che noi produciamo il biopolimero, lo vendiamo, e lo vendiamo a chi? Lo vendiamo a aziende terze che di fatto comprano da noi il Mater B e lo trasformano attraverso tecnologie diverse, a seconda di quella che poi sarà l'applicazione finale, lo trasformano in nuovi prodotti, prodotti che, come ho detto anche prima, sono per noi soluzioni, cioè il prodotto deve avere una seconda vita, cioè il prodotto dobbiamo trovare un modo per dargli, per non farlo diventare un rifiuto, ma per farlo diventare una risorsa. E come facciamo a fare questo? Lo possiamo fare perché tutti i prodotti che vengono creati con il biopolimero Mater B devono essere biodegradabili e compostabili. Perché il fatto che i prodotti Mater B siano biodegradabili e compostabili ci permette di ottenere una nuova risorsa alla fine. E questa risorsa qual è? È il compost. Cioè è un, tecnicamente si dice un ammendante, per semplificare diciamo che è un terriccio fertile che contribuisce a nutrire i nostri suoli, e quindi noi in questo ciclo torniamo
all'origine, alle materie prime di origine rinnovabile. Cioè, noi idealmente potremmo pensare che chiudendo il ciclo con il compost, di fatto lo andiamo a riaprire, perché quel compost potrebbe essere proprio quel terriccio che poi va a nutrire i terreni, che poi mi daranno le materie prime per la bioplastica e così via, in un cerchio che, come dire, potenzialmente potrebbe non esaurirsi mai. Ci siamo nati 30 anni fa con un piccolo centro di ricerca, ora siamo un gruppo industriale, siamo un gruppo industriale con un fatturato che supera 270 milioni di euro, questo è nato nel 2019, ma i dati aggregati anche del 2020 superano anche quest'ultimo dato. Ormai siamo più di 600 persone, abbiamo 3 centri di ricerca, una capacità produttiva che ci permette anche di soddisfare il fabbisogno comunque del mercato. Diamo una importanza fondamentale alla parte di ricerca e sviluppo. Non è un caso che Novomont investa circa il 5% del proprio fatturato in ricerca. Questo perché lo facciamo? Perché appunto, ripeto, noi siamo nati come un centro di ricerca, cioè il DNA dell'azienda è quello, è lì che è nato il Mater B. E poi, come devo dire, siamo diventati comunque un'azienda che vende un prodotto, ma se non fosse nato comunque nei laboratori il brevetto per fare il Mater B, ora non saremmo qui, ecco. Abbiamo sviluppato negli anni 5 tecnologie prime al mondo e depositato comunque tra brevetti e domande di brevetto circa 1800 brevetti. Siamo anche un centro di formazione. Questo cosa vuol dire? Che nei nostri appunto 30 anni di attività abbiamo comunque ospitato all'interno comunque delle nostre varie sedi studenti, dottorandi, tesisti che hanno comunque come dire, sono venuti a contatto con il mondo Novomont, alcuni per un breve periodo, altri per un periodo molto più lungo, perché poi, come devo dire, le persone che si sono distinte più di altre sono anche poi rimaste a lavorare in maniera permanente in Novomont. Pur essendo ecco una società italiana, abbiamo degli uffici commerciali in Europa, nello specifico in Francia, in Germania e in Spagna. Abbiamo poi un ufficio di rappresentanza invece a Bruxelles per anche, come devo dire, curare tutti quanti quei rapporti più di tipo ecco istituzionale. E abbiamo anche un ufficio commerciale negli Stati Uniti. Dove siamo in Italia? Allora, Novomont è un'azienda, diciamo, orgogliosamente made in Italy. Io oggi vi parlo da Novara, dove è il centro direzionale e il centro di ricerca, dove quindi qui anche quando appunto gli studenti vengono in visita vedono più che altro la parte di ricerca e sviluppo, quindi tutti i nostri laboratori. Non ci sono impianti di produzione, perché la produzione vera e propria avviene in Umbria, a Terni, dove abbiamo la produzione del Mater B. E poi abbiamo un piccolo centro di ricerca in Campania, in provincia di Caserta, anche questo frutto di quella riconversione, di quella reindustrializzazione di siti non più competitivi che vi ho raccontato qualche attimo fa, nel senso che nel caso specifico di Caserta, noi lì c'era questo centro biotecnologico legato al mondo della farmaceutica, perché appunto faceva parte di un grande colosso farmaceutico che circa una decina di anni fa ha deciso di dismettere, quindi di abbandonare quel centro di ricerca perché non era più utile, insomma, per le sue attività. Noi in quegli anni avevamo appunto capito che dovevamo fare da noi alcuni degli ingredienti del Mater B, alcuni dei monomeri da fonte rinnovabile che avremmo poi utilizzato per fare il nostro polimero, e quindi abbiamo come dire, recuperato le persone che vi lavoravano, i macchinari, la struttura. Abbiamo poi, come dire, formato nuovamente in parte le persone, perché i colleghi che lavorano in provincia di Caserta erano più che altro impegnati a lavorare sulle biotecnologie farmaceutiche, mentre a noi servivano più biotecnologi industriali. Perché ci servivano biotecnologi industriali? Perché sempre in quegli stessi anni noi stavamo anche progettando di acquisire un'altra società, che è quella che appunto vedete nella mappa in Veneto, Mater Biotech. Perché noi lì abbiamo praticamente andiamo a produrre tuttora un monomero che appunto si chiama biobutandiolo, che ci serve per produrre il nostro
polimero Mater B. Quindi, grazie come devo dire, alle competenze dei colleghi in Campania, siamo riusciti comunque ad avere grandi risultati su scala industriale, poi per la produzione del nostro BO-BDO, usando comunque la sigla, butandiolo che noi otteniamo attraverso la fermentazione comunque di zuccheri lì in Veneto. Il bio-butandiolo in realtà è il primo al mondo che viene appunto prodotto attraverso comunque questa tecnologia che abbiamo sviluppato. Grazie comunque insomma, allo sviluppo di Mater Biotech, anche Mater Biotech, società Novamot, che in realtà è frutto di una riconversione che va non solo a, come devo dire, riconvertire un edificio, una struttura per fini industriali, ma è una riconversione che poi, come dire, di cui beneficia positivamente anche il territorio. Cosa abbiamo fatto poi, sempre in questi ultimi 10 anni, come dire, ci siamo dati da fare? Abbiamo poi creato anche una joint venture in Sardegna, quindi una società che ci ha permesso di produrre un altro dei nostri monomeri, l'acido azelaico. Scusatemi se semplifico banalmente, ma per farvi appunto capire, io metto insieme il biobutandiolo, metto insieme l'acido azelaico e ottengo, che cosa ottengo? Il mio poliestere. Poliestere che invece vado a produrre nel Lazio, in uno stabilimento che si chiama Mater Biopolimer. Anche questo, uno stabilimento che in realtà faceva PET, quindi la plastica utilizzata insomma, per fare le bottiglie di plastica, anche questo riconvertito per fare appunto un nostro prodotto. E ecco, una cosa che ho omesso, ma che dico volentieri, è che nell'ottica comunque di una comunque di pensare Novamot come diciamo società che opera in un contesto di bioeconomia circolare, faccio l'esempio di quello appunto che si ottiene, che si fa in Sardegna, perché l'acido azelaico si ottiene attraverso oli vegetali. L'utilizzo di materie prime in questo caso deriva da che cosa? Da una aridocoltura perché non necessita di molta irrigazione, di molta acqua, che è il cardo. Il cardo è una coltura oleaginosa. Da cui semi si può estrarre un olio. Quindi i semi vengono spremuti, si estrae l'olio. L'olio è importante ai fini della produzione industriale perché ci permette di ottenere appunto l'acido azelaico, che è uno degli ingredienti del Mater B. Però, diciamo, come devo dire, la storia non finisce qui perché dalla spremitura di questi semi c'era comunque dello scarto perché i semi vengono spremuti. Si ottiene l'olio, ma poi resta lo scarto comunque dei semi. Ora, questi semi sono dei semi altamente proteici. Possono essere dati per nutrire gli ovini che appunto allevano in Sardegna, tenendo conto che gli ovini, che sono tantissimi in Sardegna, solitamente si comunque cibano di soia che viene importata. Quindi spero di essere stata chiara nel raccontarvi come con questo esempio, come si pensi e si comunque lavori in ottica di economia circolare, dove davvero nulla deve essere scarto o è possibile, è tutto risorsa. Tutto ciò che poi non si riesce comunque a recuperare, quindi tutta la biomassa che poi resta, può invece essere anche utilizzata per andare a, come dire, a dare energia, ecco, poi agli stabilimenti veri e propri. Quindi si cerca in ogni modo di non buttare via nulla, di utilizzare tutto perché ogni parte di un prodotto deve comunque avere la sua, diciamo, collocazione, ecco. Cerchiamo di capire un po' più nel dettaglio perché questo Mater B, ecco, perché la bioplastica Mater B è importante. Come vi ho detto prima, il Mater B è una bioplastica che ha due caratteristiche fondamentali: è rinnovabile perché appunto utilizziamo materie prime di origine rinnovabile. Ecco, tengo a specificare perché non l'ho detto sino ad ora, non in competizione con la filiera alimentare. E poi è una bioplastica biodegradabile e compostabile. Di fatto noi abbiamo, diciamo, due possibilità. Sì, principali per, come devo dire, fare in modo che il Mater B abbia una seconda vita. Il più importante, che poi è quello più diffuso, è la biodegradazione in compostaggio. Questo
Questo cosa vuol dire? Che quando io ho un prodotto in Mater B e lo utilizzo, io devo obbligatoriamente metterlo nell'umido, nella mia raccolta dell'organico che ho a casa, in modo tale che poi quel prodotto vada a finire nell'impianto di compostaggio che ha quindi determinate temperature, determinate appunto temperature, condizioni di pressioni, di pressione e di umidità, effettivamente si possa trasformare in compost. Ora tenete conto che nell'impianto di compostaggio si raggiungono temperature elevate che arrivano anche intorno ai 60 gradi, e solo grazie a queste, diciamo, condizioni che il Mater B riesce a diventare compost. E poi l'altro, diciamo, fine vita del nostro prodotto è la biodegradazione in suolo. Ora, questo cosa vuol dire? La biodegradazione in suolo va bene solo per un prodotto che si fa in Mater B. E qual è questo prodotto? Sto parlando dei teli per la pacciamatura agricola, che sono quei teli neri che spesso sicuramente avrete visto stesi sui nostri campi, che vengono utilizzati dagli agricoltori per proteggere il terreno dalle malerbe, dalla, comunque dalle temperature, insomma per far sì che le colture che sono piantate possano crescere meglio, più sane, e quindi comunque si utilizzano questi teli per appunto proteggere le colture. Noi negli anni cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a trovare un grado di Mater B, quindi abbiamo creato una ricetta specifica che permette poi ai nostri partner industriali di creare dal nostro polimero, dal nostro Mater B, un telo in pacciamatura, di pacciamatura che sia biodegradabile in suolo. Questo cosa vuol dire? Che l'agricoltore ha un doppio vantaggio, cioè quando stende il telo, lo stende, aspetta appunto che anche in questo caso che la coltura, insomma, faccia il suo corso, cresca, e a quel punto non deve più rimuoverlo, cioè può lasciare il telo che ora per l'azione comunque del tempo, insomma per averlo anche maneggiato quando ha raccolto insomma la sua coltura, si sarà anche un po' parzialmente rovinato, ma benissimo così, andrà quindi poi ad arare il terreno, con questa azione andrà quindi, come devo dire, a rimescolare i pezzettini, quindi a rompere ancora di più il telo, che quindi andrà a finire nel terreno e si andrà quindi a biodegradare in suolo, direttamente in suolo, facendo sì che tra l'altro vada anche a nutrire quello stesso terreno, quindi c'è una doppia azione, come devo dire, l'agricoltore ha sicuramente un vantaggio in termini di smaltimento, perché non deve smaltire quel telo, e poi va anche a nutrire quello stesso terreno che gli servirà per andare poi, come devo dire, a piantare una nuova coltura. Voglio poi aprire una finestra di discussione importante che riguarda l'ambiente marino, cioè voi saprete meglio di me, perché penso che sia anche un tema che anche a scuola, ecco, venga affrontato, che noi abbiamo un problema a livello mondiale, planetario, e che riguarda la gestione comunque delle plastiche nei nostri mari e nei nostri oceani. Nella stragrande maggioranza, l'80%, vuol dire che noi come cittadini abbiamo lasciato, come devo dire, non abbiamo smaltito correttamente i rifiuti, li abbiamo lasciati per terra, poi agenti atmosferici hanno fatto il resto, perché venti, piogge hanno trasportato quei rifiuti all'interno di fiumi, di torrenti, di fatto poi fiumi e torrenti dove vanno a finire comunque in mare. Così come c'è un tema anche di fondamentale importanza che riguarda comunque le microplastiche, quindi particelle veramente piccole, che non riescono, come dire, a essere filtrate in nessun modo. Perché questo? Perché purtroppo le microplastiche, come devo dire, sono anche, come dire, intangibili, cioè noi non riusciamo a vederle, perché faccio un esempio molto banale, però vero, se noi purtroppo ci vestiamo anche di plastica. Quando facciamo anche banalmente una lavatrice c'è un rilascio comunque delle fibre, comunque di plastica, vanno a finire comunque negli scarichi e quindi nei nostri mari. Un altro esempio banale, pensate a tutti quei prodotti per la cosmesi, ma non solo, anche un banale dentifricio, che hanno al loro interno comunque delle microparticelle che vengono utilizzate per avere appunto una funzione specifica, no? Prodotti per il corpo che servono appunto a fare scrub, appunto dentifrici con le microparticelle.
Ecco, anche queste possono rappresentare un problema, perché anche qui quando finire nei nostri scarichi non c'è effettivamente la possibilità di filtrarle e quindi possono poi diventare microplastiche, che vengono mangiate, insomma, dai pesci che poi popolano il Mar Mediterraneo, vanno a finire sulle nostre tavole, insomma, conosciamo un po', ecco, poi purtroppo quello che avviene e che comunque è difficile da tenere sotto controllo. Tutto questo mio discorso non vuole essere un discorso pro o contro plastiche, cioè nel senso non pensiamo, cioè non dobbiamo pensare che chi fa le bioplastiche sia il buono, che chi fa la plastica sia il cattivo, assolutamente no. Dovremmo più analizzare come le plastiche vengono gestite, come le plastiche vengono manipolate, smaltite. Diciamo, per fortuna la plastica è stata inventata, no? È stato, io dico sempre, forse una delle scoperte più importanti del Novecento, in un periodo, quello del dopoguerra, che poi ha portato comunque al boom economico, che ha portato comunque gli italiani ad avere nelle proprie case tanti oggetti. Molti di questi oggetti negli anni poi sono diventati comunque in plastica. La plastica è un materiale molto duttile e questa è appunto la sua grande forza. È un materiale anche molto economico, è un materiale modellabile, si può fare veramente tutto con la plastica. Il problema è come dobbiamo smaltirla, perché ti faccio vedere in questa slide, praticamente noi come dire, produciamo a livello comunque mondiale veramente tantissima plastica, 78 comunque milioni di tonnellate. Soltanto il 14% viene comunque riciclato, e di questo 14% alla fine soltanto il 2% è al riciclo chiuso. Questo cosa vuol dire? Che io ho una bottiglietta di plastica, la riciclo, rifaccio una bottiglietta. Nell'altro 14% c'è comunque un riciclo. Dalle bottiglie di plastica si possono fare anche abiti, come devo dire, appunto, si può creare comunque il poliestere, i pile, cioè si possono fare tante cose. In realtà, purtroppo, il 40% va comunque in discarica, o appunto che abbiamo anche la parte che viene incenerita, ebbene il 32% di questi 78 milioni di tonnellate di plastica va a finire nell'ambiente. È un dato che deve farci riflettere, perché allora sicuramente noi dobbiamo appunto pensare, come devo dire, non possiamo da soli salvare il mondo, però ci possiamo provare con le nostre azioni quotidiane. Questo è sicuro, perché quel 32% possiamo anche fare in modo che, come dire, in qualche modo sia un dato molto più basso, perché è veramente tanto, troppo. Al tempo stesso le industrie dovrebbero lavorare in un'ottica di eco-design, questo è appunto il termine da ricordare. Che cosa vuol dire lavorare in un'ottica di eco-design? Cioè pensare che tutti gli oggetti che vengono comunque, fatti, creati in plastica, debbano in qualche modo essere poi riciclati, perché noi, anche come cittadini, molto spesso ci troviamo a fare anche una corretta raccolta differenziata. Però non sempre, quando poi arriva, come dire, l'impianto, viene smistato e riciclato, perché ci sono anche una serie comunque di regole, no, per riciclare un determinato prodotto. Cioè nel senso che quelli che poi sviluppano anche grandi marchi che sviluppano i contenitori per i loro prodotti dovrebbero comunque ragionare, e noi cerchiamo anche di aiutarli, ecco, con il nostro biopolimero, cercare comunque di ragionare in ottica di ecodesign, in modo tale da rendere i prodotti sempre più riciclabili. Vi faccio anche un altro esempio: ci sono molti prodotti in commercio che sono poliaccoppiati, cioè sono, hanno più strati. Adesso potrebbe esserci un primo strato di un materiale, un secondo strato di un altro e il terzo di un altro ancora. Noi poi alla vista non vediamo questa, quindi toccando anche, non so, un pacco di patatine, non vediamo questi tre strati, no, ad occhio nudo. In realtà ci sono, e poi appunto quando andiamo a vedere sul retro della confezione vediamo scritto rifiuto, dove appunto buttare rifiuto nel, appunto,
nel secco, insomma, nel non riciclabile. E questo è un problema, perché se invece si ragionasse in termini di ecodesign, bisognerebbe appunto trovare quel materiale che non vuol dire, cioè qui non sto parlando ecco in termini di materie di bioplastica, sto parlando in termini molto più generali, ma capire che effettivamente se noi pensiamo in quest'ottica, se tutti pensiamo in quest'ottica, innanzitutto agevoleremmo comunque il lavoro anche del cittadino che a casa consuma un prodotto e sa poi bene dove smistarlo. E poi appunto permetterebbe effettivamente un riciclo vero e proprio del prodotto, in modo tale da evitare sia che la plastica vada a finire in discarica o venga incenerita, e sia poi noi come singoli possiamo comunque lavorare invece per far sì che la plastica non venga dispersa. Tornando più nello specifico al Mater B, concludo questa parte appunto che è legata all'ambiente marino, dicendo che così come ho detto prima per la biodegradazione in compostaggio, non bisogna pensare che il Mater B si disintegrerà. Noi abbiamo fatto, i nostri prodotti non sono certificati assolutamente, non esistono prodotti certificati per la biodegradazione marina, assolutamente no. Quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo è cercare di capire comunque il comportamento dei nostri materiali all'interno comunque dell'acqua. Sicuramente i dati sono più confortanti, diciamo così, rispetto ad un materiale in plastica tradizionale, perché abbiamo visto che nel giro di un anno il nostro sacchetto si disintegra al 90%. Sicuramente è un buon dato, ma assolutamente non ci deve far pensare che quel futuro sarà quello. È un fattore di mitigazione, andiamo a ridurre il rischio, ma non andiamo ad annullarlo. Quindi anche qui mi raccomando, un uso consapevole dei prodotti biodegradabili e compostabili, che hanno, l'unico modo che hanno, ecco, per tra l'altro diventare un nuovo prodotto, cioè il compost, è soltanto grazie all'impianto di compostaggio e al fatto che in impianto si possa trasformare in compost. Entriamo, come dire, nel vivo, cioè diciamo quali sono i prodotti che effettivamente oggi si possono trovare in commercio e sono comunque in Mater B. Facciamo anche una premessa. Il Mater B non deve essere pensato per sostituire la plastica uno ad uno, cioè se io ho un prodotto in plastica non necessariamente devo averlo in Mater B. Perché fare, facciamo una sedia, prendiamo una sedia, sedie in plastica ce ne sono tantissime, farla in Mater B non avrebbe senso. Perché non avrebbe senso? Perché quella plastica, per quella sedia, scusatemi, per la tipologia di design, voglio dire, di spessori, io non potrò mai e poi mai portarla in impianto di compostaggio, cioè ad oggi gli impianti non possono gestire oggetti di quelle dimensioni con quegli spessori. Tra l'altro la sedia è un bene durevole, perché io prendo una sedia e mi auguro, anche se è in plastica, mi auguro comunque che duri un tempo medio-lungo. Quindi io devo capire che il Mater B deve essere utilizzato solo e soltanto quando le sue caratteristiche, cioè la sua biodegradabilità e la sua compostabilità, possono realmente rappresentare un valore aggiunto. E questo quando avviene? Quando io ho prodotti che hanno un ciclo di vita molto breve vengono comunque utilizzati con una certa frequenza, no? Quindi quando io ho un ciclo di vita breve, effettivamente usare prodotti che non riescono a essere riciclati potrebbe rappresentare un problema, no? Per questo motivo sono nati inizialmente i sacchetti per la spesa sacchetti per la raccolta differenziata. Però ecco, diciamo che ormai nella grande distribuzione in tutta Italia è molto molto difficile, rarissimo ormai trovare prodotti comunque fake, sono tutti compostabili, che essi siano Mater B o nostri concorrenti, non fa niente, ma sono comunque compostabili. E qui il sacco per la spesa può avere anche un doppio uso, perché dopo il riutilizzo a casa io lo posso utilizzare per la raccolta del organico. Tra l'altro ci tengo a precisare che quando è stata introdotta la legge sull'obbligo dei sacchetti compostabili all'interno comunque dei nostri supermercati, questo anche ha portato ad un cambio di mentalità importanti, perché la maggior parte delle persone, me compresa, utilizza ormai il sacco riutilizzabile, che lo utilizzi davvero
n volte, cioè ma, centinaia e centinaia di volte, quindi davvero non fai, comunque non si spreca nulla. E quindi quando poi si è impossibilitati perché ci si è dimenticati del sacco riutilizzabile, si compra, si acquista comunque il sacchetto in Mater B. Poi abbiamo visto il campo agricolo, perché vi ho raccontato prima i nostri prodotti, cioè prodotti che si possono fare con il Mater B biodegradabili in suolo. Qui vedete appunto il telo per la pacciamatura. Un settore che è in fortissima crescita, vi dico, in questi ultimi 2 anni, è il packaging, nello specifico anche il food packaging, perché ci si è resi conto che ovunque ci sia contaminazione con il cibo, che è materiale organico, ha senso utilizzare la bioplastica. E questo discorso vale anche per tutti i prodotti food service. Food service è un termine inglese che si utilizza appunto per indicare la ristorazione collettiva. Noi cittadini, noi consumatori, cosa possiamo fare? Nel caso comunque di posate, bicchieri, piatti, quello che io dico in primis è, quando possibile, nel nostro piccolo, di utilizzare sempre prodotti lavabili. Poi, se non, per una serie di regioni non si può utilizzare, ok, si passa allora a capire quale prodotto usa e getta sia il migliore. E sicuramente il migliore è quello compostabile, che sia fatto in Mater B o con altri polimeri compostabili. L'importante è appunto che possa essere conferito nell'umido. Ok, vado avanti dicendovi soltanto questo, siamo ormai alle battute finali, dicendovi anche questo, che io ho esordito all'inizio dicendo che noi siamo produttori, siamo leader nel settore delle bioplastiche, e è vero, l'avete visto con il Mater B, ma che stiamo lavorando anche nello sviluppo di nuovi bioprodotti. Mi sto riferendo agli ingredienti per cosmetici. Abbiamo parlato prima di microparticelle che vanno a finire comunque nei nostri mari e creano microplastiche. Ecco, in questo caso stiamo praticamente creando delle microparticelle biodegradabili. Stiamo appunto lavorando nel settore dei biolubrificanti in modo tale che si possano comunque anche in questo caso trovare dei fluidi idraulici e grassi che possano essere rapidamente biodegradabili. E poi stiamo lavorando anche nel settore dei bioerbicidi per far sì che uno comunque dei prodotti che si può, che noi appunto andiamo a produrre nei nostri stabilimenti, parlo dell'acido pellargonico da origine sempre vegetale, possa effettivamente essere utilizzato anche come bioerbicida. E poi concludo appunto dicendo che noi siamo anche molto attenti e molto attivi a livello europeo perché creiamo e collaboriamo con tantissime realtà italiane e internazionali e partecipiamo a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione europei, ma non solo, che possono avere poi anche uno sviluppo industriale alla fine comunque del progetto. Quindi vi lascio con questa frase che è appunto di Umberto Colombo, che è stato il primo presidente Novamont, che appunto ci dicevano, ci ricorda che alla fine la sfida del nostro millennio sta proprio nel divario tra i mezzi di cui l'umanità dispone e la saggezza però con cui noi sapremo utilizzarli.